dottor Marangoni è l'esempio di quello che dicevo prima. La guerra civile non c'era, c'era qualcuno che si alzava la mattina e decideva di sparare a qualcun altro per quello che faceva, magari per il suo lavoro. Luigi Marangoni era il direttore sanitario del Policlinico di Milano, è una delle storie che io racconto nel mio libro. Era una persona che, scrupolosa, un liberale, la sua idea era che il Policlinico dovesse funzionare, l'ospedale dovesse funzionare. E quindi per prima cosa fece pulizia, per esempio, tra tutti gli infermieri che chiamavano le pompe funebri quando qualcuno stava per morire, in maniera di farli accorrere. Lui fece pulizia perché disse basta con questi favoritismi alle pompe funebri, non si gioca sulla vita di chi sta per morire. Poi che cos'era successo? Dentro l'ospedale c'era un gruppo legato all'autonomia che faceva danneggiamenti perché non voleva far funzionare l'ospedale per dimostrare che il sistema era marcio e non funzionava. Una delle cose che faceva era distaccare la spina al frigo dove venivano tenute le sacche di sangue che servivano per le operazioni. Per cui capitò una serie di mattine che non si poterono fare le operazioni perché il sangue era marcito durante la notte, perché la sera prima era stata staccata la spina. Marangoni ad un certo punto andò in giro a parlare con gli infermieri e con tutti per capire chi era. Tra infermieri gli indicarono chi era che lo faceva. Lui andò, li affrontò e gli chiese conto di questo. Gli disse: non può più capitare, perché questo serve per fare le operazioni. Non possiamo pensare che la gente non può essere operata perché voi distruggete il sangue. Naturalmente ricapitò. Marangoni li denunciò. Poco tempo dopo, i tre infermieri che vennero identificati come spie perché avevano detto chi era stato, vennero gambizzati all'interno dell'ospedale. Quel giorno Luigi Marangoni capì che se gli infermieri erano stati gambizzati, probabilmente lui sarebbe stato ammazzato. Ammazzato perché semplicemente voleva che si facessero delle operazioni in un ospedale. Lo slogan era «Voi 8 e noi 6 miliardi», per rivendicare la contrapposizione tra la popolazione mondiale e 8 potenti che rivendicavano in modo arrogante il diritto a decidere le sorti di tutto il mondo. Tutti una stessa cosa, posto ad un obiettivo comune c'era, era quello di tentare di bloccare il vertice, di delegittimarlo totalmente. Capito? Per la verità, insomma, anche i rappresentanti della rete No Global sono stati invitati al vertice e hanno rifiutato, insomma, di partecipare in qualità di relatori. Questo, insomma, dopo poi la famosa beffa telematica che ha riguardato il sito dell'Ocse. Agnoletto è l'anima pacifista del movimento, ma ha un alter ego in Luca Casarini, il leader delle tute bianche, i disobbedienti, il gruppo che riunisce i giovani della protesta radicale, quelli dei centri sociali. Dunque un movimento sorto spontaneamente, composto anche in Italia da realtà ed esperienze differenti, che però trovano un obiettivo comune: contestare la globalizzazione e i suoi eccessi. È il movimento No Global. Data ufficiale di nascita 30 novembre 1999 a Seattle, in occasione del Millennium Round, la riunione dei 134 ministri dell'economia di tutto il mondo. A Seattle scendono in strada 50.000 manifestanti. Ci sono 200 arresti e danni per 10 milioni di dollari. Per il movimento è un battesimo del fuoco.
Poi che cos'era successo? Dentro l'ospedale c'era un gruppo legato all'autonomia che faceva danneggiamenti perché non voleva far funzionare l'ospedale per dimostrare che il sistema era marcio e non funzionava.